Salve amici di Armi e Tiro, questa volta vi presentiamo una ottica della Burris, una delle ultime prodotte, il modello I4XE74x50. Nella confezione vediamo subito il libretto di istruzioni in diverse lingue che spiega tutte le caratteristiche dei reticoli. Diciamo appunto che questa ottica è dotata di reticolo SCR, un reticolo balistico che però può essere adoperato anche in ore crepuscolari, essendo un'ottica illuminata. Poi nella confezione troviamo anche un particolare tipo di tappi, cioè praticamente abbiamo i tappi sia posteriore che anteriore, che sono quelli praticamente a molla, ovvero danno rapidamente l'immagine disponibile senza che siano collegati dai due elastici come gli altri. C'è anche la chiavetta per a brugola per smontare le torrette, in quanto quest'ottica è dotata di torrette balistiche esterne, quindi senza coperchietti. Caratteristiche immediate sono l'illuminazione del reticolo, come dicevamo, su 11 posizioni, regolazione del parallasse, torrette appunto balistiche sia sul lato vertice, sulla correzione verticale che sul piano orizzontale, corona degli ingrandimenti monopezzo, è un 50 con obiettivo anteriore. Dotata di trattamento antigraffio le lenti e trattamento anche antiriflesso. Diciamo che poi per tutto quello che sono le foto, le caratteristiche, le impressioni riscontrate per la prova, la potete vedere sul numero di Armi e Tiro. Grazie. Amici di Armi e Tiro, come avevamo già detto, abbiamo effettuato la prova di questa T3X Lite Alpine e con quest'ottica Burris di cui parleremo adesso. Quindi questa è un'ottica Burris, un ultimo modello, una 4XE74x50, che diciamo è dotata di tutto quello che possiamo desiderare: torrette balistiche, regolazione del parallasse, illuminazione del reticolo, che è un reticolo balistico. L'ottica naturalmente, dati i soliti scatti a destra e in alto, ha un spostamento delle torrette regolare, ritorna allo zero senza nessun problema, è abbastanza prensile in tutti i suoi punti importanti, quindi corona degli ingrandimenti, torrette e regolazione anche dell'illuminazione. Naturalmente ne potrete vedere maggiormente foto e particolari sui prossimi numeri di Armi e Tiro.